innovativa che vede a interagire diverse realtà, il primo nuovo e protagonisti sono i nostri piccoli musicisti che hanno fatto il percorso a partire da DM8, alcuni sono già nella prima, anche se sono laureati nel conservatorio, abbiamo poi i genitori, abbiamo il supporto di diversi professori, abbiamo genitori con i propri figli che suonano, oggi abbiamo anche una orchestrale dell'Orchestra di Cagliari che ha il bimbo che suona, poi sentiremo poi dopo, presenterò tutti uno per uno e quindi qual è il percorso che faremo oggi? Qua c'è anche a me, oltre alla dottoressa Flaviani che è il sindaco, intanto perché insomma è il rappresentante primario della comunità di EMAS e invece la comunità scolastica, ma anche perché abbiamo voluto abbinare questa manifestazione alla celebrazione della ricorrenza dei 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Quindi il percorso che faranno i ragazzi è un racconto tra musica e parole e canti che per interagire appunto diversi componenti, e una volta che noi cominceremo non ci sarà la solita presentazione, è il racconto che viverà i brani. I brani che ricorderanno i tempi sicuramente dei nostri nonni, forse noi genitori li abbiamo visti un po' nei libri di scuola, i ragazzi li hanno visti meno, però ora li hanno sentiti, li hanno eseguiti e sicuramente li ricorderanno anche loro. Quindi un racconto in musica. Questa è la tematica dell'iniziativa di oggi. Però per sono loro, alzando i piedi, siamo qua, i giovani. Quindi a questo punto diamo i
inizio alla parte di premessa.
15, con due reggimenti, uno a Sinnai e l'altro a Tempio Pausania. Lo Stato Maggiore dell'Esercito del Regno d'Italia decise di creare questa unità, composta solo da sardi, che diventò leggenda nella Grande Guerra. Nelle trincee, tra sofferenze e paura della morte, maturò tra i contadini e i pastori in divisa e i loro ufficiali una coscienza nuova della propria identità regionale. Forza, Paris! Il grido di guerra che tradotto significa forza, insieme. Nel 1988 si costituì la banda musicale della Brigata Sassari. Nel 1994 il capitano Luciano Secchi, in servizio a Macomer, scrisse in onore della Brigata Sassari il brano Dimonios, che ora è diventato una sorta di inno sardo. Thank you.
del comando supremo, dopo l'impresa di trincea delle frasche, chiama i nostri soldati gli intrepidi sardi della brigata Sassari. Non era mai successo prima nella storia dell'esercito italiano che una formazione venisse nominata brigata Sassari. Questo conferisce alla brigata un carattere etnico che soltanto noi e gli alpini possiamo vantare. Noi, come gli alpini, nelle montagne della guerra abbiamo volato alto, come le aquile reali, come i corvi imperiali, con le grandi ali, colme di penne nere. E mi sembra di sentirli adesso queste voci, queste note. E così, come per la brigata Sassari abbiamo l'inno di Monius, gli alpini sono invece rappresentati dal brano Sul Capello.
L'anima di John Brown, seppur priva del suo corpo, continua a camminare insieme ai suoi compagni, per la libertà e l'uguaglianza di tutte le genti. Il ritornello è diventato un vero e proprio movimento storico, inneggiando alla gloria di Brown, al suo viaggio in paradiso, grazie alle stelle gentili, che cercando la sua tomba lo conducono nelle praterie celesti. E la sua anima cammina ancora, in chiunque creda ancora oggi nel rispetto e nell'uguaglianza, nei valori per cui venne versato il sangue per la patria, di nuovo caduti nella polvere.
stato di miseria e oppressione in cui versano gli strati sociali più bassi verso la fine dell'Ottocento in Sardegna. Ma il significato del brano è facilmente riconducibile a tutte le situazioni di povertà e guerra che vivono i popoli che si trovano a combattere una guerra. Ananni, nanni dumeu, il mondo è fatto così, non torna mai come da un tempo. Siamo in tempi di tirannia, infamità e carestia. Ora i popoli sbadigliano come cani, gridando forte, vogliamo pane. Affamati, noi stiamo mangiando pane e castagne, terra con ghiande. Terra come fango è ridotto il povero senza alimento, senza ricovero. Addio Nanni, bada la salute, fai il sordo, fingiti scemo. Tanto lo vedi, il mondo è fatto così, non torna mai come da un tempo. Nanni, nanne dumeu.
tutti i sardi, venne scritta da Salvatore Sini e per la sua bellezza di contenuti venne musicata da Giuseppe Rachel. Le parole di questa lettera e le note di questa musica, scritte ormai più di 100 anni fa, risuonano ancora nella terra di Sardegna. Non posso riposare, amore coro, cuore, amore, non posso riposare. A te, penso a te in ogni momento. Non posso riposare. Questo brano, prima di eseguirlo, avete visto che tutto un tutt'uno con la scaletta, lo vogliamo dedicare a una carissima amica che purtroppo in giro di 8 mesi è andata via per una malattia, ormai quelle brutte malattie che tutti conosciamo, un cancro improvviso, ha lottato, una collega di clarinetto della scuola 1004, la mia compagna di studi. Tra l'altro aveva appena ottenuto il ruolo al conservatorio. Non è mai potuto andare. Riposare l'amore del cuore. A te penso in ogni momento. Non essere triste o dispiaciuta. E speriamo che voli in cielo. Questo brano lo dedichiamo a Daniela. Ciao Daniela. Thank you.
matrimonio. Vi siete annoiati? Avete visto che tanto lavoro per quanto è durato? Io devo fare veramente, ora ci sediamo per me, voi ci chiedete un bis, però ora devo fare dei ringraziamenti, ci sediamo tutti. Io Alessandro, vieni, unisci te dove c'è anche l'altro professore di corno che non ci poteva abbandonare, ti vedi lì, facciamo almeno due bis, li facciamo quella lì, due. Alessandro, unisci te noi, è venuto da Fumi Maggiore, aveva collegio dei docenti che non c'è molto da lui. Ma sono tanti maestri a supporto di questi ragazzi. Ora vi racconto due cose, analizza dove siete. Vieni qua. Allora, intanto avete visto queste meravigliose immagini che ci ricordano dei momenti tristi che non dobbiamo mai dimenticare. Ringraziamo per la selezione il nostro carissimo professore Pietro Falla. Applausi. Voglio ringraziare il nostro super dirigente Annalisa Flaviani che ci ha permesso di fare tante cose e di valorizzare la musica. Veramente avete visto come suonano questi ragazzi piccoletti, però vi siete annoiati, bambini? Allora, dimmi. È stata dura? No, è stato piacevole? Allora, ogni tanto qualche riprovero, però bravi, non è semplice. Mettere assieme tutte queste persone non è semplice. È sicuro che è un'impresa un po' così. Quindi partiamo con ringraziare l'ufficio scolastico regionale e provinciale, la professoressa Fanti, in rappresentanza, vieni qua Giusi, dove è Giusi, che è anche esperta di lingua sarda. Eccola qua, guarda che è stata la nostra docente. Ciao Giusy. Saluto Zartolotto. Buon pomeriggio, buonasera, è sempre veramente un piacere essere qua nelle nostre. Veramente è una casa questo istituto. È la sinergia che è veramente. Si vede tra l'ente locale, tra la scuola, le famiglie, sempre per il successo formativo di questi ragazzi, degli alunni. E io ho visto sempre che in questo istituto non soltanto si insegna il cosiddetto sapere, che ora Annalisa, Ignazio, i ragazzi possono avere a portata di click con uno smartphone. Quello che la scuola insegna in questo istituto vedo da tanto è che i ragazzi imparano a essere come persone, come cittadini, quindi bene le competenze sociali e civiche. Io veramente faccio un applauso incredibile a questa scuola, a questo istituto, a voi genitori, ma soprattutto ai ragazzi, un ringraziamento sicuramente alla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione, che grazie appunto a una sinergia con l'associazione Neopolino di Elmas si è potuto mettere dentro la DM8 una parte di fondi regionali, un caso unico in Sardegna e in Italia, però si può fare. Basta non essere ingordigiosi, portare dentro casa le risorse per utilizzarle al meglio. Questa è la legge 64 del 86 e grazie a un protocollo alla disponibilità del dirigente e alla disponibilità del comune siamo riusciti a fare anche questo. Ringraziamo il comune di Elmas, la persona del sindaco, il rappresentante. Ringraziamo il parroco che comunque è sempre promotore. Io devo ricordare che l'associazione di Napoli è nata in parrocchia con la donna
Torino. Ringrazio Marianna Orru, eccola qua, bravissimo mezzo soprano. Grazie. La voce recitante Simona Rai. Ringraziamo anche il Conservatorio di Musica di Cagliari, che comunque anche questi giorni stiamo seglando un protocollo per poi far sì che ci possa essere una convenzione, i ragazzi possano prepararsi qua per poi accedere agli esami direttamente al Conservatorio studiando qua a Elmas. Grazie anche al Conservatorio di Cagliari e al suo direttore Giorgio Sanna che ci porta i saluti. Poi, esatto, l'ex ministro Luigi Berlinguer, che è il presidente del Comitato per l'apprendimento pratico della musica, ci ha scritto, perché ripeto, è l'unico caso in cui Italia ci ha fatto un in bocca al lupo e i complimenti vivissimi per il lavoro che stiamo portando avanti. Grazie anche a Enrico Berlinguer. Cioè, Luigi. Antonio dice va bene anche lui, Enrico. È Luigi. Poi io vado avanti, poi voglio dedicare un momento ai ragazzi, non ultimi, ma perché voglio dargli uno spazio importante. I docenti del DM8, Simonetta Corrias, Roberto Ieri, allora Simonetta, non ti hanno visto. Poi Maria Luisa Colosio, eccolo lì, Pasquale Perna, Marco Testa, Luigi Zucca, l'esperto Stefano Padevi, professor Giuseppe Orru, professor Alessio Zunis, professoressa Maria Cristina De Santis, quanta gente, ma dirigente, ma tu insegnaci, è una cosa meravigliosa, guarda, io dico, non si poteva che festeggiare meglio il decennale dell'indirizzo musicale. La decennale di indirizzo musicale con questa prateria di musicisti, che veramente è un privilegio per tantissimo, è il mio 32esimo anno di docenza qua a Elmas, Giovanni, Giorgio Precigeni. Allora, il professor Nicola De Montis, il professor Alessio Meloni, partito dal comunicare il variante, quest'anno, tra noi, il professor Matteo Simone Musio. Allora, Matteo, io lo dico perché mi fa piacere dirlo, ha fatto parte quest'anno dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori e l'abbiamo visto in Rai, diretta a Rai al Senato, mentre suonava al Senato con l'Orchestra Nazionale. È tra di noi. Il tutor di classe, quasi maestro, Paolo Pontino, anche lui partito da noi, però con noi, e sta proseguendo. Il maestro Salvatore Svezia, docente del conservatorio e orchestrale, è stato orchestrale per tantissimi anni. E il maestro Alessandro Cuglio, la professoressa Marta Tinti, poi ringraziamo ancora professoressa Elisa Ceravola, che fra di noi ci ha dato una mano.
Poi la quasi professoressa Giusy Silanos. Poi Laura Deriu, che anche lei studia conservatorio qua con noi. La maestra Ginetta Melis, che è sempre lì a smaiare la mente. Dico di rarimento, Valentina Spada, anche lei, che studia conservatorio. Danilo Zanda. Il maestro Luigi Zucca, e due, l'ho già detto prima, no, la professoressa Mariana Lotto, violino, e non per ultimo, perché è l'ultimo, il maestro Vinicio Allegrini, prima trova dell'orchestra di Chiari. Ora, dedichiamo un bellissimo spazio con calma a tutti i bimbi. Ditemi, se ho dimenticato qualcuno dei collaboratori? No. Riccardo Pessio, nostro veterano. Lui è stato con noi, anche lui è stato il mio primo alunno della scuola media di educazione musicale. Vero? Ora siamo ai bimbi italiani. Adesso al nostro super coordinatore dell'indirizzo musicale di tutte le attività musicali, Ignazio Pena. Grazie a te, Lina. Poi, ecco, voglio fare una. Pietro Fanda, un applauso perché sembra che non è mai andato in pensione. E poi ringrazio Lina Stancabile, Maria Elena Garau, che lì segue tutte le cose, l'associazione. E ora, bambini, ora seguitemi. Uno per uno vediamo presentare perché mi fa piacere. Iniziamo con quelli che ho qua a portata di mano, i violinisti. Allora, uno per uno, vi alzate e con un applauso uno per uno. Alla, nella sezione dei violini abbiamo Alberti Giulia. Alessia Bazzella. Claudia Capai. Gigi Baird, se sbaglio fermatemi, Gulzan. Nicole De Almeida. Luca De Rio. Giada De Sì. Gaia Giacalone. Chiara Mariani. Lorenza Matana. Montici Jacopo. Nicoletta Onni. Eleonora Pina. Tutta la sezione in piedi. Applauso a loro. Che privilegio da bambini suonare un strumento musicale. Passiamo alla sezione dei violoncelli. Quest'anno abbiamo anche il violoncello. Leonardo Sanrizzo. Vieni. Leonardo è anche pianista, tutti e due, allora anche pianista, poi lo diciamo due volte, Eleonora Murgia, fallo vedere il tuo violoncello, fallo vedere in piedi,
Pianisti, abbiamo Clarissa De Angelis, che tra l'altro è stata presa al conservatorio, vero? Bene, un applauso anche per questo, un bocca al lupo a lei. Annalisa Pugedo, Francesca Onnis, sempre Leonardo Sardino, Eric Pau, ieri, Ilaria Sollai, Angelica Madunque, poi Emma Soro, Isabella Mattia, ieri, dov'è? Ieri. Per ora siamo a posto? Sì. Allora, ecco, tutti in piedi la sezione dei violoncelli prima. E ora dei pianisti. Poi, percussioni. Chiara Catinari. Conti Tommaso. Tommaso Meloni, Francesco Locche, Nicolò Sinti, andiamo ai chitarristi, Emma Cao, Riccardo Liliana, dov'è Riccardo? In piedi Riccardo, yeah. Chiara De Sobus, Mirko De Salvi, Ilaria Feliziani, Edoardo Matana, Michelle Nevis, Francesca Nereu, Matteo Molina, Giuseppe Palazzolo, Federica Pigas, Riccardo Scannella, Matteo Severi, Stefano Spiga, Alexandra Colla. Ora tromboni, ah no, prima sezione di chitarre in piedi, via. Tromboni. Nicola Bardino, Martina Enrico, in piedi la sezione dei tromboni, via, in piedi. Ok, la sezione delle trombe, gli altri le avete tutte, voi guardatevi quando dimentico qualcuno, bimbo o adulto. Allora, sezione delle trombe, abbiamo Valerio Allegrini, il figlio di Gricio, Fabio Mulvini, guarda per casa, la sezione delle trombe, piedi, poi abbiamo la sezione dei corni, abbiamo già presentato i maestri, Alessandro Melis, Davide Murgia, Leonardo Stanico, in piedi la sezione dei secondi, in piedi. Poi, clarinetti, abbiamo chiamato tutti quelli che non sono i bimbi, fammi guardare un pochino, siamo giusti, e allora, partiamo dai più piccoli, i
Irene Pessiu, Marco Villa. E poi tutti una rete che sono partiti da DM8, però ora sono in Messi Musicale, che sono qua a supportare il meraviglioso questo, i piccoli, no? Quindi dal maestro alla quasi maestro agli LM, speriamo continui anche loro. E un grande applauso a Rebecca Mullin, Alice Catai, Vittoria Panna, Lorenzo Pompilio, Fabio Pau, Veronica Fernandez. E ora i flauti. Legate a questa ricorrenza, quindi Demonios,
Non posso riposare, che è il nostro inno d'amore, che era candidato anche per fare l'inno della Sardegna, per essere scelto. E poi chiudiamo qua di nuovo, signor sindaco, con la fascia di colore. Io chiedo alla dirigente, sindaco, alla parroco, alla fine di star qua, e chiudiamo con il nostro inno. Siete d'accordo? Ragazzi, Timoneos, poi non posso riposare, e poi l'inno preceduto da iscritto. Ok?
che ci unisce comunque una patria democratica ottenuta e conquistata con la sofferenza e il grande sacrificio dei nostri antenati. Un applauso a loro. Ciao, buonasera.